Ciao, sono Surfa e questo è un nuovo episodio di Curiosity in collaborazione con la Gazzetta dello Sport. Dopo la puntata su Frank De Boer, oggi vi parlo del nuovo allenatore dell'Inter, quindi eccovi la lista delle 10 cose che forse non sapete su Stefano Pioli. Ha dichiarato che da piccolo era un grande tifoso nerazzurro. Il Parma, ovvero la squadra della sua città, l'ha accolto nelle giovanili da calciatore e da allenatore. È un grande appassionato di basket ed infatti ai tempi del Bologna definiva diamanti il nostro Kobe Bryant. Da calciatore è esordito in Serie A con la Juventus, vincendo uno scudetto, una Supercoppa europea, una Coppa dei Campioni ed una Coppa Intercontinentale. Prima di diventare l'allenatore della Lazio, Pioli nel 2011 è stato vicino alla Roma, che poi ha optato per Luis Enrique. Così come Mancini, anche Pioli ha debuttato sulla panchina dell'Inter in occasione del derby. Ha iniziato ad allenare grazie a Carmine Longo, il quale prima di morire ha dichiarato di essere stato il primo a credere in lui. Zamparini lo ha esonerato dal Palermo ancora prima dell'inizio del campionato, visto che la sua squadra era stata eliminata in estate durante i preliminari di Europa League. Da calciatore ha siglato un solo gol in Serie A con la maglia della Fiorentina nella stagione 1989-90. Ha firmato con l'Inter fino al 2018 e così come con De Boer è stata inserita nel contratto una clausola d'esonero, così che il club può sollevarlo dall'incarico prima della fine del contratto. E queste erano le 10 cose che forse non sapevate su Stefano Pioli, che mi auguro possa fare del suo meglio all'Inter. Ora a voi non vi resta che seguire l'In Sovraimpressione, condividere il video, commentarlo e ci vediamo sempre qui, la settimana prossima su Gazzetta.it per un nuovo episodio di Curiosity.